Allora, buongiorno. Oggi parliamo di una cosa che sicuramente interessa tante persone, cioè il recepimento in buona sostanza di quella che è l'ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Zaia che entrerà in vigore dalla mezzanotte di questa sera, quindi dalla giornata di domani. Ci sono alcuni punti che devono essere chiariti. Iniziamo subito con il punto quello che ritengo che interessi di più le persone. Allora, voi sapete che nell'ordinanza regionale è stato previsto che le passeggiate in buona sostanza non si possano fare, che mi sono perso. Scusate, non si possono fare nelle strade del centro storico della città, poi località turistiche, mare, montagna, laghi, ma questo evidentemente non interessa la nostra città. Allora, ieri abbiamo lavorato a fondo perché ricordate che l'altro giorno, prima che arrivasse l'ordinanza regionale, avevamo stabilito un piano d'azione per il fine settimana che evidentemente abbiamo dovuto rivedere alla luce dell'ordinanza regionale che poi invece è stata effettivamente pubblicata. Allora, abbiamo individuato un'area che è quella alle mie spalle, adesso andrò ad indicarla, che è l'area della città antica. Quindi l'area che va, per capirsi, da Castelvecchio, qui abbiamo Castelvecchio, va da Castelvecchio fino a Ponte alle Ardi e ricomprende tutta l'ansa dell'Adige. Quindi da Castelvecchio, via Roma, Piazza Bra, via degli Alpini e avanti via Pallone fino a Ponte alle Ardi. Abbiamo individuato quest'area che è l'area che è quella che rappresenta, che ha rappresentato nei fine settimane scorsi in alcune vie di qua, soprattutto via Mazzini verso Piazza Erbe, via Cantello, verso i Borsari, è l'area dove abbiamo visto c'è stato un maggiore affollamento. In quest'area non si potrà passeggiare e verrà presidiata, come vedete, in tutti i ponti di accesso all'ansa dell'Adige. E poi diciamo, negli accessi della parte più a sud, quella di Piazza Bra dove c'è l'arena, con un controllo poi dinamico anche all'interno. Allora, cosa significa questo? Significa che all'interno di quest'area che vedete alle mie spalle non si possono fare passeggiate. Allora, è di tutta evidenza, noi i controlli li facciamo anche e soprattutto il sabato e la domenica perché oggettivamente durante la settimana non abbiamo rilevato problemi di affollamento. In ogni caso sarà vigente anche durante la settimana, quindi i controlli in modo dinamico, senza diciamo le postazioni all'accesso della città antica, li continueremo a fare, perché il divieto previsto dall'ordinanza regionale non è solo per il fine settimana, è durante tutta la settimana. Noi in coordinamento l'abbiamo poi sottoposto e approvato, diciamo così, al COSP questa mattina, facciamo questo presidio nel fine settimana perché è il momento in cui abbiamo verificato che ci sono i maggiori affollamenti. Prima di lasciare un attimo la parola e poi la riprendo per andare avanti su altri temi, sulla comunicazione che verrà fatta, che dirà il vice sindaco Zanotto, io tengo a precisare un'altra cosa, che è fondamentale. Allora, questa ordinanza e l'applicazione di questa ordinanza in quella che è la parte della città in cui si sono verificati gli affollamenti negli ultimi fine settimana, dovrebbe essere un'ordinanza in cui noi, la polizia locale, le forze dell'ordine, in realtà non dovrebbero certificare presenze di tante persone. Perché qui il problema, il tema, è che semplicemente, continuo a dirlo ogni giorno, è la responsabilità di ognuno quello di non andare, quindi non è che stiamo giocando a non andare di qua, allora vado da un'altra parte, è di non andare in quelle aree in cui c'è un divieto specifico. O in cui, a prescindere dal divieto, perché la città poi è grande, vero? Ci sono altre parti della città e il divieto di affollamento, di assembramento vale comunque anche nelle altre parti della città. Allora, il principio che sta alla base di tutto questo non è quello di individuare un'area, presidiamo un'area perché la gente si sposta un'altra parte. Il principio è che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo evitare quei luoghi in cui si possono generare degli affollamenti, che dobbiamo mantenere il distanziamento, che dobbiamo tenere la mascherina, perché questo è il tema di questi giorni. Perché tra l'altro anche nelle altre parti della città, come anticipato l'altro giorno, attraverso il nostro sistema di videosorveglianza e con un coordinamento che abbiamo stabilito stamattina, prima al COSP e poi alla Commissione Tecnica, controlleremo tutto il resto della città. Quindi
Cioè, non è che uno può riempire un parco giochi e dire no, ma il parco giochi si può andare. No, nel parco giochi, se si creano degli affollamenti, il divieto vige ugualmente, perché tra l'altro ricordo a me stesso e a tutti che l'ordinanza regionale parla di strade, piazze del centro storico e delle altre aree solitamente affollate. Quindi c'è un divieto generico di assembramento previsto già dal DPCM ormai da settimane. C'è un divieto specifico previsto dall'ordinanza regionale che noi andiamo a mappare, a controllare con delle posizioni fisse nella città antica, perché è quella che ci dà oggettivamente, ci ha dato maggiori problemi nelle settimane scorse, ma non è che il resto della città diventa zona franca in cui uno dice beh, allora vado ad affollarmi da un'altra parte, perché gli interventi e i controlli verranno fatti lo stesso. Il rispetto delle regole è principale, il buon senso viene ancora prima del rispetto delle regole. E il buon senso, quando si vedono i numeri che ci sono stati dati in questi giorni rispetto all'occupazione degli ospedali, ai reparti Covid aperti, a tutta una serie di parametri che vedono aumentare in modo importante la gravità della situazione nella nostra città, non possono essere presi sotto gamba. Sì. Ah, ok, allora scusate. Allora, quello che viene presidiato, diciamo, per l'accesso all'interno della città è la zona che è denominata città antica. È la zona, cioè, ricompresa tra Piazza Bra, o meglio, quella linea che può partire, che parte idealmente, quella strada che parte idealmente da Castelvecchio, via Roma, Piazza Bra, via degli Alpini, via Pallone, Ponte alle Ardi, in su, fino a Ponte Pietra, quindi l'interno banalmente che tutti conosciamo dell'Ansa dell'Adige. Abbiamo scelto questa zona di presidio e di individuazione perché è la zona in cui nelle vie principali Mazzini, Cappello, Borsari, Stella, Sant'Anastasia si è creato maggior affollamento nelle scorse settimane e perché noi abbiamo tra l'altro la conformazione urbanistica della nostra città per cui i tre quarti, i quattro quinti di quell'area sono delimitati dall'Adige. E quindi è più semplice anche da verificare l'accesso a quell'area attraverso il presidio dei 7 ponti da Castelvecchio per finire a Ponte alle Ardi e con gli ingressi dalla parte più a sud, c'è cioè quella di Piazza Bra. All'interno di quell'area, come previsto dall'ordinanza regionale, c'è il divieto di passeggiate. Ricordo per completezza di informazione che il sabato, anche all'interno di quell'area, i bar, i ristoranti e i negozi sono aperti. La domenica, all'interno di quell'area, salvo note interpretative dell'ultima ora, i negozi sono chiusi, i bar e i ristoranti sono aperti. Quindi la traduzione è che se uno ha prenotato al ristorante, non sta andando a fare una passeggiata, va al ristorante a pranzo e quindi lo può fare. Una persona che corre la mattina all'interno della città antica non lo può fare. La persona che vuole fare una passeggiata per le vie del centro non lo può fare. Ok? Il sabato i negozi sono aperti. Il sabato i negozi sono aperti. La domenica ad oggi i negozi sono chiusi. Cioè, quindi io, se uno vuole andare, può andare in un negozio, cioè se viene fermato Sì, deve dire sto che andando in un negozio. certo, ed è il motivo per cui a monte dico usciamo lo stretto necessario. Usciamo se c'è la necessità di fare una determinata cosa, di fare un acquisto perché si va a pranzo al ristorante, ma non cerchiamo di inventarci la scusa giusta per poter andare a fare la passeggiata in centro, perché guardate, io ce la metto tutta, noi ce la mettiamo tutta, mettiamo sul campo tutte le forze che abbiamo, di polizia locale, di polizia di Stato, di carabinieri, di guardie di finanza, di volontari, noi le mettiamo tutte, le mettiamo per tutelare la nostra salute. Cioè non la mettiamo per fare un dispetto a chi vorrebbe andare a fare una passeggiata. E non è nemmeno pensabile che ci sia qualcuno che vuole fare un dispetto a se stesso, a una comunità intera, fregandosene e continuando ad andare a fare le stesse cose, affollando le stesse strade che generano, come abbiamo detto, un pericolo di contagio. No, ma era solo per chiarire, No, no, ma visto che i negozi il sabato sono è aperti. correttissima. La domanda è correttissima, infatti l'avevo specificato proprio per arrivare lì, per arrivare alla tua domanda, che poi la risposta è questa. A livello informativo abbiamo predisposto anche questo ulteriore piano. Prego Luca.
Sì, grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Allora, quello che poi a cerchi concentrici ha già descritto il Sindaco e nella parte della città antica avrà questi effetti anche dal punto di vista del monitoraggio, anche con la Polizia Municipale presente, lo allarghiamo a quella che è la parte dei nostri quartieri periferici e anche a quelle che sono le situazioni che noi abbiamo in presenza di pannelli a messaggio variabile, in maniera tale da creare il maggior numero di occasioni di informazione anche da parte di quei cittadini che vengono da fuori, non solo da fuori città antica, quindi dai nostri quartieri, ma anche da chi viene da fuori comune. Questo per iniziare, grazie alla collaborazione di Città Autostrade, che metterà a disposizione i propri pannelli a messaggio variabile già in autostrada, inserendo quelle che sono alcune frasi per poter avvertire attraverso quei messaggi che stiamo comunicando e che ci ricordava il sindaco, che sono allerta Covid, Comune di Verona, passeggio in centro vietato, e all'interno di quelli che sono i pannelli a messaggio variabile anche delle circoscrizioni, rispetta il divieto di assembramento per dare le due comunicazioni fondamentali, l'assembramento e il fatto del passeggio all'interno della città antica. Quindi, pannelli a messaggio variabile messi a disposizione della società Autostrade. Appena fuori, due pannelli carrabili, che sono quelli messi a disposizione sempre dalla società Autostrade, posizionati su Viale del Lavoro all'altezza del parcheggio P3 e a Porta Nuova davanti alla Porta Antica, che mostreranno il medesimo messaggio in maniera tale da creare informazione, da ricordare ai cittadini quelle che è in questo caso la disposizione regionale. Oltre a tutti i pannelli a messaggio variabile posizionati sulle tangenziali e quindi anche sulla mediana di inserimento da Verona Nord verso la nostra città, oltre che i pannelli a messaggio variabile delle circoscrizioni e i pannelli a messaggio variabile che sono sparsi per la città, che serviranno quindi a cerchi concentrici prima di arrivare nella città antica per poter dare il maggior numero di informazioni all'utenza che si deve recare in città. A questo va associato, ovviamente, perché comunque il monitoraggio è dinamico, non è solo statico, per cui grazie alle telecamere della mobilità e traffico che monitorano gli impianti semaforici e la circolazione stradale e grazie anche ovviamente alla centrale, alla sala controllo della Polizia Municipale, comunque il monitoraggio sarà di tipo dinamico in maniera tale da prevenire nel caso intervenire, ma poi lascerò la parola al comandante rispetto a questo, per quelle che sono le situazioni che poi eventualmente dovessero comunque verificarsi. Queste sono le forze in campo sia per l'informazione che per il monitoraggio appunto attraverso i sistemi informatici in nostro possesso. Ecco, ripuntualizzo perché non, è un passaggio che vorrei che fosse chiaro, che spiegaste in modo chiaro. Non è che lì non si può andare e nelle altre parti si può fare quello che si vuole. Controlliamo anche le altre parti. Un parco giochi, Piazza San Zeno, per citare una piazza molto frequentata soprattutto nei fine settimana, e altre zone della città, non è che uno dice, beh, allora lì non si può andare, tutti vanno da un'altra parte, perché interveniamo anche lì, vero? Il divieto di affollamento esiste a prescindere dal fatto che noi controlliamo con delle postazioni fisse quella parte della città. Perché se avessimo evidentemente 1 milione di agenti, allora controlleremo ogni parte della città. Abbiamo deciso di fare questa scelta perché è quella dove oggettivamente si crea maggiore assembramento, tenuto conto che poi per andare avanti sulle altre cose, i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana. Con questa ordinanza, nei fine settimana chiudono anche le medie e le grandi strutture di vendita, per cui mi riferisco, senza far nomi di attività commerciali, a quei grandi centri monomarca, diciamo, che erano aperti nello scorso fine settimana perché non sono centri commerciali con tanti negozi. Da questo fine settimana anche quelli sono chiusi, medie e grandi strutture di vendita. Correggimi se sbaglio, la media è dai 250 metri quadri in su. Ok, quindi media, grande struttura di vendita, sono tutte chiuse. Nei festivi, l'ho detto prima, sono chiusi i negozi, quindi è chiusa ogni tipo di vendita. Su questo quindi mi inserisco parlando dell'altro grande tema che è molto
imminente, che è quello dei mercati. È molto imminente perché domani, come al solito, arriviamo al fine settimana e il sabato c'è sempre il mercato dello stadio, che è quello più importante. Allora, l'ordinanza regionale norma anche i mercati e dice che i mercati non sono possibili a meno che il comune non predisponga un piano operativo con le associazioni di categoria. Adesso vado a memoria, ma più dice una cosa di questo tipo. Noi in realtà l'ordinanza e il piano operativo, se vi ricordate, è già da 15 giorni che ce l'abbiamo in vigore, perché mi permetto di dire, prevenendo quella che poi era l'ordinanza e verificando che una delle cause degli affollamenti e degli assembramenti erano proprio i mercati, ero già intervenuto facendo un'ordinanza con un allegato, che è l'accordo tra l'amministrazione e le associazioni di categoria, che si impegnano a mettere gli steward nei vari mercati che ci sono dal martedì al sabato nella nostra città. L'ordinanza che andrò a firmare nel pomeriggio sarà quindi una integrazione, praticamente una modifica, una piccola modifica rispetto a quello che avevamo già fatto, che il piano che avevamo già predisposto, quindi noi eravamo già pronti, per cui al mercato dello stadio di domani uso il condizionale, che è quasi un indicativo, però siccome non l'ho ancora firmata e devo vedere gli ultimi dettagli, il mercato dello stadio domani si svolgerà in questo modo. I banchi di generi alimentari, che sono 21, andranno collocati laddove erano stati collocati, se vi ricordate, durante il lockdown, quando c'era la possibilità di vendere nei mercati solo i generi alimentari, quindi nel parcheggio a fianco alla sala Lucchi, con un ingresso e un'uscita, così come predispone e prevede l'ordinanza regionale. Tutti gli altri mercati faremo in modo che il rettangolo, diciamo, che sui cui tre lati si svolge il mercato dello stadio attorno allo stadio Bentegodi, ognuna di quelle tre stecche, a partire, per chi conosce Piazza Olimpia, dal Bar Nilla, ingresso, zona Bar Bentegodi, uscita, a quel punto ingresso per la seconda stecca sotto la tribuna est, la parte est, sì, scusate, fino alla rotonda verso la curva nord, ok? Terza stecca con ingresso dalla rotonda e uscita zona Palasport. Chiaro? Quindi solo un ingresso? Cioè sono ingresso, tre ingressi in realtà, sì, e sì, tre, sì, uscite, perché è come se suddividessimo quel mercato in tre distinti mercati, ognuno con un ingresso e ognuno con un'uscita, approfittando che sono sulle tre stecche, sulle tre dei quattro lati del rettangolo attorno allo stadio Bentegodi. Abbiamo fatto questo perché, numeri alla mano che conosciamo, buona parte degli avventori del mercato sono quelli dei banchi alimentari, e quindi spostiamo una parte degli avventori in un'altra zona, che è quella del parcheggio a fianco alla sala Lucchi, di modo che, tra virgolette, depotenziamo le presenze all'interno del mercato che rimane con tutte le altre merceologie, suddiviso in tre stecche diverse, con tre ingressi e tre uscite, la presenza di quanti steward... comandante, noi abbiamo chiesto 20 steward, 20, sicuramente 12 agenti, 20 steward e 12 agenti. Altro mercato che dobbiamo affrontare da subito, perché c'è tutti i giorni, è il mercato di Piazza Erbe. Ora, il mercato di Piazza Erbe ha due problemi. Il primo, che stiamo cercando di superare in queste ore, che è quello proprio, per come è strutturato il mercato di Piazza Erbe, di poter garantire, come prevede l'ordinanza regionale, un ingresso e un'uscita. Quindi creare un percorso, stanno lavorando le categorie, perché tra l'altro tanti banchi... No, questo è lo stadio. Ah, torniamo sullo stadio, allora, già. Sullo stadio, però, per capire... Ce la fai. Sì, forse meglio col satellite. Allora, per lo stadio sarà strutturato così. Allora, in questo parcheggio qui andranno i banchi alimentari con un ingresso e un'uscita. Ok, come abbiamo fatto durante in primavera. Gli altri banchi sono su questa stecca, quindi ingresso da qua e uscita qua. Poi qua parte l'altra stecca, quindi ci sarà ingresso da qua, tirami giù l'immagine, e uscita alla rotonda che c'è qua in fondo. Terza stecca, ingresso da qua, uscita da qua. Quindi sarà un movimento di questo tipo, circolare, con tre ingressi e tre uscite, che verranno ovviamente controllati anche per verificare la presenza all'interno di una singola stecca, che non ci sia troppa gente. Scusa sindaco, c'è un senso unico, quindi di... Praticamente sì, è strutturato per avere tre ingressi e tre uscite con un senso unico, di se uno se lo vuole far tutto deve entrare e uscire tre volte dalle... ovviamente con gli steward che monitoreranno sia la presenza davanti ai singoli banchi, perché poi rimane sempre la mia ordinanza,
per cui ogni singolo banco deve avere la fettuccina con un ingresso e un'uscita a sua volta, l'igienizzatore per le mani, distanziamento e tutto il resto, che era quello che avevamo già inserito nell'ordinanza e che va a sommarsi, tra l'altro, a quello che prevede l'ordinanza regionale per dare ancora maggior ordine all'interno del mercato davanti ad ogni singolo banco. Fino adesso ha funzionato e insomma speriamo che funzioni, dovrebbe funzionare anche domani mattina. Piazza Erbe, dicevo, ha due ordini di problemi. Il primo, che è quello che stiamo cercando di superare, cioè di individuare un ingresso ed un'uscita per un mercato che evidentemente è, su una cioè è difficilmente pensabile per come è fatto. Stiamo solamente valutando che, siccome pare che tanti banchi siano chiusi di loro iniziativa, e quindi forse è più semplice gestire un percorso all'interno dei banchi di Piazza Erbe con un ingresso ed un'uscita. Il secondo tema è che il mercato di Piazza Erbe dovrebbe rimanere giù anche la domenica, ma la domenica per ordinanza regionale è vietata la vendita, se non farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicola, generi alimentari. Quindi verosimilmente domenica in Piazza Erbe, se vorranno, potranno aprire solamente quelli di frutta e verdura, cioè quelli di generi alimentari, per capirsi, che sono 1, 2, 3, 4 mi sembra che siano. E quindi questo è quello che riguarda i mercati. Allora voi capite anche sulla questione dei mercati la stessa roba di prima. Se uno proprio non ha necessità di andarci, certo, se deve andare a fare la spesa ai banchi generi alimentari ci mancherebbe altro, se deve andare, però insomma cercare di capire che stiamo facendo degli sforzi che presuppongono degli sforzi da parte di ognuno, perché anche il mercato dello stadio riusciamo a gestirlo bene se non ci sono 50.000 persone che ci vanno, perché sennò dobbiamo chiuderlo, è evidente. E ultime due cose veloci che conoscete ma che voglio ricordare. Il fatto che, due o tre cose, che all'interno dei negozi di generi alimentari si può entrare solo una persona per famiglia, a meno che non si accompagnino dei minori di 14 anni o delle persone che hanno delle difficoltà e che quindi devono essere accompagnate. La seconda, che è una raccomandazione in realtà, che è quella per le persone anziane, insomma siamo un po', diciamo per gli over 65, di andare nelle prime due ore di apertura dei supermercati, per capirsi. E l'ultima cosa è che dalle 15 alle 18 i bar e i ristoranti possono fare solo servizio seduti, cioè gli avventori possono stare solo seduti al tavolo, che sia all'interno o che sia nei plateatici esterni dei bar e dei ristoranti. Questo anche qua, tra l'altro, è un'interpretazione che è stata superata ieri. Mi ero fatto parte attiva per una piccola modifica formale, perché ieri qualcuno di voi anche aveva chiesto, non si capiva se potevano stare aperti solo dalle 15 alle 18, se alle 15 alle 18 si riferiva solo al fatto di stare seduti. È venuta fuori poi l'ordinanza definitiva, per cui è così. Tengono aperto con l'orario di prima, da apertura la mattina fino alle 18, dalle 15 alle 18 solo seduti dentro o plateatici esterni. Allora, queste sono le principali, ma sì, perché poi c'era questo, ci sono altre norme inserite all'interno dell'ordinanza che avete già pubblicato, avete già visto. Faccio l'ultimo appello, so che sono noioso da questo punto di vista in questi giorni, ma l'appello a uscire meno possibile, se proprio si vuole fare la passeggiata, andare in campagna, andare in quegli spazi aperti dove non ci sono problemi di affollamenti, è in realtà, mi viene da dire, è quella l'ordinanza principale che ognuno di noi dovrebbe rispettare. È un'ordinanza che non è scritta, è un'ordinanza che non ha una sanzione, non so come dire, ma l'ordinanza principale che ognuno dovrebbe dare a se stesso è quella di stare attenti. Allora, io posso andare con le domande? Sì, non so se il comandante avevi qualcosa da aggiungere. Casomai, allora cominciamo con la domanda a cui risponde forse lui. Tutti questi controlli, quelli descritti prima, sono tutti a carico della polizia locale o anche forze dell'ordine? La planimetria riporta solo i nostri controlli. Gli altri sono disposti dal questore con ordinanza, con carabinieri e volanti e la Guardia di Finanza, per cui sono altri controlli oltre a quelli già mostrati. Sempre su questa mappatura o nelle altre zone della città? Nelle altre zone della città e anche lì. Ah, okay. Cioè noi facciamo i presidi, quelli diciamo fissi, abbiamo qualche pattuglia dinamica. Il coordinamento che abbiamo trovato è proprio quello di dire: noi gestiamo la parte fissa,
tutte le altre forze dell'ordine con cui siamo in collegamento la parte dinamica, quindi se attraverso la telecamera si vede che in piazza San Zeno si comincia a generare troppa gente, il coordinamento fa in modo che o la volante della polizia o la macchina di carabinieri o guardia di finanza va a fare i controlli e eventualmente le sanzioni. E come numero di forze messe in campo, raddoppiate, triplicate, quadruplicate rispetto al solito, c'è allora, un dato? Il raddoppiato, triplicato non lo so, tutte. tutte quelle che ci sono, quindi, al di là di raddoppiare, triplicare, tutte. Il senso unico quindi pedonale nelle vie del centro, quello della settimana scorsa, in teoria non c'è più allora? No, il senso unico pedonale non c'è più, perché mentre la settimana scorsa, sulla base di un'ordinanza che ancora non c'era, quindi di un divieto di passeggio che ancora non c'era, ci eravamo concentrati solamente sulle vie, quelle che maggiormente dovevano essere attenzionate, che sono quelle che ho detto prima. Oggi divieto di passeggio non è solo lì, quindi avendo allargato e presidiando i ponti e gli accessi, dopodiché vuol dire siamo pronti a fare qualsiasi cosa, nel senso che io mi aspetto un grande senso di responsabilità, che quindi la responsabilità più il controllo degli accessi non generi problemi particolari, anche perché ricordiamo che nella giornata in cui si creano maggiori problemi, che è la domenica pomeriggio, i negozi sono chiusi. Quindi uno non può neanche andare a dire vado a fare shopping, perché sono tutti chiusi, a parte i bar e i ristoranti. Quindi l'attrazione che può avere un bar o un ristorante con tutti i negozi chiusi porta un certo numero di persone, ma non porta ovviamente tutte quelle persone che invece vanno in centro per le vetrine, andare a provarsi le scarpe, comprarsi il vestito, andare nei grandi negozi e nei bei negozi che ci sono nel nostro centro. Allora, il divieto, questo divieto, insomma, il divieto mostrato prima è dalle 8 alle 20 di tutta settimana? No. Allora, il divieto è H24 7 giorni su 7. Ah, okay. Il divieto è H24 7 giorni su 7. Questo questa disposizione è, qua è il piano operativo per il fine settimana, che va dalle 8 della mattina alle 20. Questo è il piano operativo di ulteriore controllo, ma non è che se si dovessero generare, dico io, degli affollamenti di qualcuno che passeggia il venerdì o il martedì alle 15, è sanzionabile anche quello. E continueremo a fare i controlli. Ovviamente voi capite che, tenuto conto anche dei numeri che ci sono durante la settimana in città, non ha senso utilizzare tutte quelle risorse umane per presidiare un centro che è comunque semideserto, purtroppo per le attività economiche, mi riferisco ovviamente. E l'altra cosa, allora, le sanzioni rispetto a questa ordinanza agganciata all'ordinanza regionale, e le sanzioni invece c'è ancora vigente, scadeva oggi l'ordinanza sindacale precedente, quella antiassembramento in alcune zone critiche della città. Quell'ordinanza lì è ancora vigente, sì o no? È stata firmata una nuova ordinanza, la 108, che parte dal 14 e va fino al 23. Quindi quelle zone critiche di antiassembramento sono confermate. E le sanzioni per questa ordinanza, per l'ordinanza sindacale, per il DPCM sono sempre le stesse. Da 400 a 1000 euro, pagamento in misura ridotta a 400 euro, se pagati entro 5 giorni 280 euro. A tal proposito, visto che hai fatto la domanda, noi finora abbiamo sanzionato 15 cittadini e 12 da quando è ripartita, diciamo, l'ondata, e 12 esercizi commerciali, di cui 10 ambulanti e 2 esercenti in sede fissa. I 10 ambulanti sono proprio a seguito delle attività e dell'ordinanza e del protocollo vigente. Alcuni non la osservavano, per cui nei negozi tutti osservano, alcuni ambulanti non l'hanno osservata e pertanto sono stati sanzionati. Domani il sindaco ci ha chiesto uno sforzo, noi domani andremo allo stadio per verificare questo. Le associazioni lo fanno, qualche furbo no, e qualcuno viene sanzionato, tutto qui. E i 15 cittadini erano assembrati? La maggior parte sono assembramenti e giovinastri, ragazzi giovani senza mascherina, o che fanno assembramenti sulle regaste San Zeno o in altre zone. Però abbiamo fatto migliaia e migliaia di controlli, per cui una percentuale minima, vero? Sì, l'altro tema di cui abbiamo discusso tanto ieri nell'incontro, quello in prefettura con le categorie, e ne abbiamo parlato con i sindaci capoluogo e il presidente Zaia il giorno prima, è sulle attività commerciali, sulle attività di somministrazione soprattutto. La stragrande maggioranza, per non dire la quasi totalità, si comporta perfettamente rispetto ai protocolli Covid, rispetto al distanziamento, rispetto a tutto. Altri no.
e quelli rischiano di mettere a rischio l'attività di quelli che invece rispettano le regole, come al solito. Quindi il richiamo che ho fatto alle associazioni di categoria è anche quello, anche da parte loro, di controllare, di informare, di indicarci chi tra i loro iscritti non dovesse rispettare le regole. Perché che siano gli ambulanti, i posteggianti di un mercato, che siano esercenti di un bar, creano un danno a tutta la categoria. Noi ovviamente, se qualcuno non rispetta le regole, sanzioneremo puntualmente quello, ma è di tutta evidenza che creano un danno, perché è molto banale, cioè, però lo dico, è semplice, no? Perché se io sono un bar o un ristorante che non rispetta le regole pur di fare, è chiaro che quel bar o quel ristorante facilmente diventa un focolaio. E se il focolaio si allarga e se i contagi aumentano, alla fine saranno costretti a chiudere anche quelli che invece le regole le hanno rispettate e hanno fatto in modo che all'interno dei loro locali non ci fossero problemi legati al contagio. Allora anche quello del rispetto delle regole, non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte dei commercianti, che ribadisco, almeno nella nostra città sono pochissimi, ma quei pochissimi che ci vengano indicati, perché su quelli interverremo molto fermamente, anche e soprattutto a tutela di tutti gli altri, che invece le regole rispettano, vogliono rimanere aperti e che sono in difficoltà. Allora, ho da concludere la domanda, quella sulle sanzioni. Quindi capite le sanzioni per l'ordinanza anti-assembramento, quella sindacale vigente, questa qua invece di chiusura della città antica? Stesso, uguale. Stesse cifre, stesso tutto. È ordinanza regionale che deriva dal DPCM, pertanto da 400 a 1000 euro, pagamento in misura ridotta a 400, 280 se pagato entro 5 giorni. Ultima domanda per ora è quella sull'apertura della ZTL, sindaco. Sì, scusa. Attualmente ci sono tutti questi divieti e però c'è le finestre della ZTL aperte, quindi allora, la ZTL è un incentivo a far venire la gente in teoria. No, allora due cose sulla ZTL, tanto per essere chiari. Lunedì molto probabilmente vi daremo i dati e vi faremo vedere come in questa fascia in cui la ZTL è rimasta aperta il flusso veicolare è drasticamente diminuito. Uno dice, come è possibile? È così. È così. La seconda cosa è che io appositamente avevo messo come termine non tanto più avanti, ma quello del 16, quindi di lunedì, proprio perché sapendo che sarebbero arrivate a breve dei provvedimenti probabilmente più restrittivi o comunque nuovi, non ho voluto andare troppo oltre. Oggi non ha senso per due giorni andare a modificare, facciamo i controlli che la gente non può entrare nella città antica neanche a piedi. Allora, è inutile dal mio punto di vista generare confusione, anticipare un'ordinanza che scadrebbe tra due giorni per modificarla. Vediamo come va questo fine settimana. Lunedì c'è la naturale scadenza e lunedì sicuramente predisporrò una nuova ordinanza sulla ZTL che tenga conto dei flussi che abbiamo visto, dell'andamento di questo fine settimana, se le cose hanno funzionato bene oppure no, e di tutta una serie di altri fattori che sono entrati in gioco in queste ultime ore, anche e soprattutto col fine settimana, e quindi molto probabilmente andrò a modificarla in modo coerente ovviamente con quello che ci serve per garantire il rispetto delle regole. Basta. Grazie. Grazie a voi.